Good morning to all. I think we may start yet. Probably you are all connected. And today we have the pleasure of the presence of Alfredo Buonopane from the University of Verona and Fulvio Mainardi from the University of Trieste. They are both expert in epigraphy, Latin epigraphy, and they will guide us today to visit some particular collection in Verona and in Trieste. Alternerò appunto un PowerPoint con dei brevi filmati che sono tra l'altro su YouTube, brevissimi, sono, durano 3 minuti, di così presentazione generale in inglese anche dei due lapidari di cui vorrei presentarvi, diciamo, a grandi linee. Perché a grandi linee? Perché si tratta di due raccolte che hanno dei numeri consistenti di materiali. Questo è il motivo per cui nella mia presentazione, oltre a mostrarvi così l'ambiente, la collocazione, raccontarvi anche la storia di queste due istituzioni, una antica e una molto più recente, poi mi soffermerò soltanto su alcuni pezzi dei tanti che ci sono, dei tanti anche interessanti, non è che sono i più interessanti, però sono magari dei documenti che, anche se avessimo fatto una visita in presenza, perlomeno due di questi li avremmo visti difficilmente, perché hanno bisogno di fotografie con la luce radente, è necessario avere la trascrizione, e addirittura vi farò vedere di uno di questi il calco, per vedere come c'è stata una genesi articolata anche dell'incisione antica. Allora, i lapidari di cui vi faccio la presentazione oggi sono, da un lato, l'orto lapidario, di Civici Musei, o adesso, questa è la denominazione nuova del Museo di Antichità intitolato a Winckelmann di Trieste, e il lapidario tergestino che invece si trova nel Castello di San Giusto, sempre a Trieste. Vi faccio vedere la collocazione fisica, diciamo, di questi due lapidari, per farvi osservare come in realtà sono da un lato contigui, questo è l'orto lapidario, qui abbiamo l'edificio del museo, non so se si vede la mia freccia che si muove, si vede? Sì. Ah, buon, perfetto. E invece questo è il bastione Lalio, dove si trova il lapidario tergestino. Questa è la cattedrale di San Giusto, siamo in cima al colle di San Giusto, fra un attimo vi faccio vedere anche queste localizzazioni, questa topografia in rapporto alla topografia antica, e vi faccio anche osservare, perché qui si capisce bene, come in realtà lo spazio attualmente occupato dall'orto lapidario, che si distingue in due parti, cioè l'orto lapidario propriamente detto, diciamo così, cioè il giardino di antichità, orto nel senso di giardino, no? Dove ci sono monumenti romani di Trieste, di Aquileia e anche istriani, e poi questa parte sottostante invece che è il giardino del Capitano. Il giardino del Capitano, e cioè il giardino proprio del Capitano austriaco di stanza a Trieste, dove attualmente in questo giardino del Capitano esiste un lapidario medievale e moderno che, devo dire, è altrettanto interessante, ovviamente con un taglio diverso, con interessi diversi, però ci sono dei documenti estremamente interessanti per la storia appunto della città. L'orto lapidario, propriamente detto, in origine in realtà era il cimitero della cattedrale, quindi era lo spazio in cui venivano sepolti appunto soprattutto i membri delle confraternite e legato appunto alla chiesa madre. A un certo punto questo spazio diventerà, e siamo agli inizi dell'Ottocento, diventerà troppo piccolo, e quindi si cercherà un altro spazio
a quell'epoca al limitare della città, adesso inglobato nella città anch'esso, cioè l'attuale cimitero di Sant'Anna, e quindi questo spazio verde resterà vuoto. Resterà vuoto, e questa è la ragione per cui molti intellettuali dell'epoca, anche Pietro, a partire da Pietro Nobile, ma poi soprattutto Domenico Rossetti e anche Pietro Kandler, per nominare diciamo, i tre principali, cominceranno a pensare che questo spazio verde nel cuore della città, in relazione poi appunto alla chiesa cattedrale, alla chiesa madre, alla cattedrale di San Giusto, può diventare un giardino della memoria. Un giardino della memoria dove raccogliere tutte quelle antichità che nel frattempo, nel corso anche dei secoli in fondo, sono venute alla luce a Trieste e che sono state spostate in diversi luoghi della città, anche in quella che adesso è l'attuale Piazza Unità. Sappiamo che nel 1688 ci fu una sorta di decreto municipale che imponeva a tutti i possessori di beni antichi di portarli nella piazza in modo da raccoglierli lì e creare lì una sorta di museo all'aperto della comunità. Quando questo spazio verde della collina di San Giusto viene liberato, si decide di trasportare tutto questo materiale qui e di disporlo, diciamo, in una stretta connessione. Non è il giardino all'italiana che abbiamo visto prima, però anche qui c'è una stretta connessione tra spazio verde, quindi alberi, e memorie appunto sparse. Poi questa idea di creare questo luogo di raccolta, questo luogo significativo in cui ci sono le antichità della città, si unisce, questo grazie a Domenico Rossetti, all'idea di creare un grande monumento che commemori la morte, diciamo così, piuttosto in circostanze abbastanza oscure, insomma non edificanti per la città di Trieste, di Winckelmann nel 1768. E quindi si decide di creare, in connessione a questo giardino di antichità, un grande monumento funerario, cenotafio però ovviamente, perché il corpo di Winckelmann non è mai stato recuperato, all'interno appunto di questa nuova realtà che si stava creando. Quindi, cenotafio per Winckelmann, il padre dell'archeologia dell'antico, e le memorie della città. E quindi arriviamo al 1833 in cui si crea questo monumento, poi il 1843, per fare così, per darvi degli elementi di sintesi, all'istituzione del primo museo. Il lapidario tergestino del bastione seicentesco del castello di San Giusto invece è una cosa recentissima, cioè stiamo parlando degli anni 2000, è stato inaugurato nel 2001. E a differenza dell'orto lapidario che ha raccolto antichità, poi, di cui poi vi parlerò, di diversa provenienza, il lapidario tergestino, con un taglio ovviamente moderno, ha voluto creare un lapidario della città di Tergeste. E quindi un percorso, anche in chiave topografica, dove ci sono iscrizioni ma anche sculture, relativo esclusivamente soltanto alla città. Ed è stato appunto ospitato, come vi dicevo, nel castello. Ecco, rispetto alla città antica, si discute sull'andamento delle mura, ma questa è la pianta di Sticotti, di fatto, di Piero Sticotti, l'andamento delle mura è quello blu. Ecco, la città antica, vedete che in parte coincide con gli spazi dei lapidari. E vi faccio vedere, questa è una ricostruzione grafica di Almerigogna di qualche anno fa, questo è il Colle di San Giusto, una ricostruzione più moderna, diciamo in digitale 3D, dove vedete che il versante appunto occupato dalla città antica, i lapidari sono uno qua e uno qua, di fatto. Il versante, dicevo, del Colle di San Giusto occupato dalla città antica è quello più protetto dalla bora. E quello che corrisponde, per chi conosce Trieste, a Civitavecchia, cioè questa parte qua sostanzialmente. Non sappiamo cosa ci fosse al posto del castello di San Giusto, che ha avuto molteplici fasi costruttive, poi molto lunghe,
perché non è stato trovato proprio niente, anche quando sono stati fatti degli scavi, cioè hanno trovato un minimo reperto, ma proprio minimo, diciamo, di epoca protostorica, per cui si è pensato che anche lì ci fosse uno dei tanti castellieri che costeggiano questa parte della costa, soprattutto la parte istriana, che comunque era sempre territorio anche in età romana di Trieste. Quindi anche lì un castelliere, però dico, di questo castelliere non c'è nessuna traccia. Trieste, tra l'altro, ha conosciuto anche altri castellieri. Per chi conosce la città, dove adesso c'è l'ospedale Cattinara, ecco, per costruire l'ospedale Cattinara hanno smantellato un castelliere, questo in epoche molto recenti. Quindi tanti castellieri, probabilmente anche qui, però il castello, con la sua lunga appunto fase edilizia, ha cancellato qualsiasi traccia. Cattedrale di San Giusto, che coincide probabilmente, stando ai resti che sono stati trovati, a un'area sacra monumentalizzata con una porta, il cosiddetto propileo, di età, anche qui Flavia, questa è la datazione più verosimile, di cui resta però soltanto questa porta monumentale. Non sappiamo niente di che cosa ci fosse dopo, perché anche qui la cattedrale ovviamente ha distrutto tutto. Comunque, questo è lo spazio occupato dalla città antica con, ripeto ancora per chi conosce un po' Trieste, con l'area di Cavana, quindi molto più arretrata rispetto all'attuale Piazza Unità. E in realtà, ecco, se torno indietro, ecco, vedete che qui c'è il teatro, ecco, la linea di costa doveva correre non molto lontano dal teatro attuale. Ecco, qui ci sono ancora centinaia appunto di metri attualmente di terraferma. Una città, un porto di, diciamo così, secondo livello rispetto ovviamente ad Aquileia, però un porto importante perché comunque la città di Tergeste aveva un'enorme entroterra, soprattutto appunto in Istria. Vi ho detto prima, 1843, l'orto lapidario, il museo pubblico viene appunto ufficializzato. Che cosa arriva qui? Arrivano le antichità raccolte, come vi dicevo prima, in città nel corso dei secoli. Arrivano anche materiali aquileiesi, così sporadici. Il grande incremento si ha alla fine dell'Ottocento, 1875, quando arrivano, questo è il monumento di Winckelmann, scusate, di cui vi ho parlato prima, che era collocato all'incirca qui, a ridosso del muro di cinta. E dicevo, alla fine dell'Ottocento, 1875, arriva una grossissima collezione aquileiese, che è stata messa insieme da un personaggio noto per chi si occupa di Aquileia, cioè Vincenzo Zandonati, un farmacista di origine triestina, che a un certo punto aveva proposto alla sua città nativa di acquistare questa sua collezione, che era costituita non soltanto da pezzi iscritti, ma anche da tantissima statuaria, glittica, bronzistica, una collezione di oltre 5.000 pezzi, propone comunque di acquistarla. Ne propone l'acquisto, è ormai piuttosto vecchio, alla sua città, che in un primo momento lo rifiuta. Quando poi Zanonati muore e subentrano gli eredi di cui abbiamo sentito prima, gli eredi giusti erano dei bravi eredi. Ecco, invece l'erede Zandonati ha riproposto la vendita subito, perché non ne voleva sapere appunto di tutto questo materiale, e questa volta Trieste ha accettato l'acquisto. Ha accettato l'acquisto, ha sborsato una cifra enorme e questo spazio verde quindi è stato a questo punto occupato da migliaia di pezzi. I pezzi più pregevoli ovviamente sono andati negli edifici museali che nel frattempo sono stati acquisiti e che corrispondevano, sì, non si vedono qua, che corrispondevano alla vecchia casa del capitano austriaco di cui parlavo prima, e buona parte delle iscrizioni, per nostra fortuna devo dire, a posteriori, sono state, secondo una modalità usuale dell'epoca,
murate in questi archi del muro di cinta del giardino. Qui vedete una pianta che è stata una pianta che era fino a un po' di tempo fa, poi è stata così ripristinata digitalmente, ma era visibile per una visita virtuale del museo. E una pianta, dicevo, di questa della collocazione in questi archi, e vedete che ci sono due colori. In rosso sono indicati i monumenti aquileiesi, in azzurro sono indicati invece i monumenti pertinenti a Trieste o anche, anzi no, scusate, quelli per l'Istria in verde. Quindi gli azzurri sono soltanto appunto i monumenti triestini. E a questo punto l'orto lapidario ha assunto l'aspetto che ha conservato fino agli anni 20 del Novecento. Cioè vedete un giardino con dei vialetti, con queste pietre murate e poi con lo stile che abbiamo già visto anche a Villa Giusti, queste antichità sparse appunto tra il verde. Questa situazione è rimasta tale fino agli anni 2000, in cui invece c'è stato un profondo ripristino appunto di questo spazio con la creazione di questi supporti che si vedono anche qui nell'immagine, che teoricamente, secondo l'architetto che ha curato il progetto, dovevano proteggere appunto i pezzi messi sotto queste pensiline da autobus, ma se qualcuno conosce Trieste sa che la pioggia triestina raramente è perpendicolare, ma di solito è orizzontale. Quindi queste pensiline hanno il vantaggio, diciamo così, un vantaggio per le pietre appunto relativamente modesto. Comunque si è rivisto tutto il materiale, anche perché molti dei pezzi erano, grazie proprio a questa disposizione così all'aperto, erano sprofondati anche nella terra. Quindi abbiamo fatto proprio uno scavo per far riemergere appunto materiali. E quelli murati sono rimasti come erano, i pezzi sparsi sono stati appunto disposti in queste pensiline, oppure appunto collocati nel lapidario tergestino, questo soprattutto per i materiali triestini, e si è cercato, senza snaturare il luogo, di conservare questo aspetto di giardino appunto della memoria, giardino delle antichità. Questo che vedete qui all'interno è l'interno di questo tempietto che è stato costruito alla fine dell'Ottocento quando era direttore Antonio Puschi, e che era destinato ad accogliere i materiali più pregiati iscritti che allora si possedevano. Quando nel 1933 è stato deciso di abbattere questo nicchione in cui trovava spazio il monumento per Winckelmann, ci si è trovati col problema di dove mettere Winckelmann. E allora è stato deciso di mettere Winckelmann lì dentro e tutti i pezzi sono venuti fuori. E quindi iscrizioni anche piuttosto, diciamo così, fragili nella loro conservazione, come l'iscrizione di Fabio Severo, che vi farò vedere dopo, sono finite appunto sotto l'acqua. Con il riallestimento si è lasciato Winckelmann in questa sua posizione, tutto l'interno è stato ristrutturato secondo, diciamo così, i dettami dell'architettura più in voga negli anni 2000, vedete tutto questo bianco, il tempietto in origine era rosso pompeiano, c'era un pavimento tutto marmorizzato, quindi niente di tutto quello che vedete, però è stato fatto tutto un restyling e qui, oltre al monumento di Winckelmann, sono stati anche aggiunti dei pezzi, soprattutto scultori, ma ci sono anche alcune iscrizioni greche, della collezione Biserini, che è la collezione di questa Arcadia locale, degli Arcadi Sonsiaci, che avevano, ancora parlo per chi conosce un po' Trieste, nell'attuale biblioteca civica la loro sede, e avevano messo insieme, stiamo parlando del Settecento, una collezione con pezzi di varia provenienza, soprattutto greca, che a un certo punto è stata donata alla città e quindi è andata a incrementare queste raccolte. A questo punto vi farei vedere i brevi filmati di cui vi parlavo prima. Ditemi
se vedete. Sì, perfetto. The history of the Orto Lapidario and of the Museo di Antichità, currently known as the Civico Museo di Storia ed Arte, started in 1833 with the inauguration of the monument to Winckelmann, the renowned German historian and antiquarian who was tragically murdered in Trieste in 1768. The monument became the starting point of the future museum, which was created with the express purpose of cultivating and promoting the local study of archaeology and art. Indeed, Trieste, thanks to its geographical position and its maritime trade, was able to attract items from the classical lands, from Egypt, and from places as far as Mesoamerica. The aim of acquiring such artifacts was to provoke in the locals a love of beauty, to attract foreign experts, as well as to educate local artists and craftsmen. The Orto Lapidario houses ancient Roman exhibits from Aquileia, the Istria Peninsula, and Tergeste. These form a vast array of ancient sepulchre, honorary, and sacred epigraphy from between the 1st and 5th centuries AD. In the little temple lies the monument to Winckelmann, a neoclassical work by sculptor Antonio Boza, which is surrounded by Greek and Roman classical sculptures. These exhibits represent the oldest core of the city's collections, which at the end of the 18th century belonged to the Accademia degli Arcadi Sonziacci. The garden opposite the museum building, surrounded by a wall with towers, and dating back to the late 1400s or the 1500s, houses medieval and modern items from the city. In the museum, one can retrace the prehistory of the karst plateau around Trieste, from 80,000 years ago, through items found in the caves and similar shelters found in the rocks. Pottery, arms, and personal ornaments from the Bronze and Iron Ages come from settlements called Castiglieri and their respective necropoles, one of which, the one from Santa Lucia di Tolmino, stands out with its more than 7,000 tombs complete with grave goods. There is a vast Roman collection from Aquileia, enriched by additional items found either locally or around the Mediterranean basin. These include sculptures and objects of daily use, imperial and private portraits, statuettes and bronze deities, and a rich series of bronze, ceramic, glass, amber, and bone artifacts, deriving mainly from dwellings and graves. The Greek section displays a vast repertoire of Attic and Magna Graecia pottery, providing an historical overview that ranges from the Archaic to the whole of the Hellenistic periods. These items are noteworthy in terms of quantity, size, beauty, and originality. The finds from the Taranto excavation site are especially interesting. Reliefs and terracotta figures, antifixes and vases, and the impressive embossed silver rhyton, a ritual vase in the shape of a faun's head made around 400 BC. This is the museum's pièce de résistance. Finally, a similar room houses the Collezione Fabiette from El Salvador. This includes vases, instruments, and anthropomorphic and zoomorphic terracotta figurines, illustrating the traditions of a farming community which lived in contact with the great Mayan culture between 600 and 1000 AD. Torniamo appunto alla presentazione e a questo punto passerei a mostrarvi, avete visto che ci sono tantissime iscrizioni, passerei a mostrarvi alcuni pezzi interessanti per il formulario, per il tipo di testimonianza appunto che ci danno. E vi faccio vedere per l'Orto Lapidario sia dei pezzi triestini come questo, sia dei pezzi appunto aquileiesi. Ecco, qui per esempio, cominciamo subito con questo, vedete una lastra funeraria, come si capisce bene dal formulario, dalla formula della quarta riga, no? Hic situs est. Abbiamo Sextus Celsius, Sexti Libertus, Cinnamus, Sexvir, Augustalis, quindi un altro Sevir appunto augustale, come abbiamo visto prima. Quindi fin qua, diciamo, non c'è niente di eccezionale. La cosa particolare è quello che si legge nella quarta riga. E vedete che c'è scritto et tibi, poi c'è un largo spazio e poi c'è questo et tu. Allora, di che cosa si tratta?
Si tratta di un esempio di dialogo tra il morto e il vivo, il viandante, il viator, come troviamo scritto in molte iscrizioni, che si ferma davanti appunto alla lastra e fa quello che stiamo facendo noi, cioè legge il monumento, legge l'epitafio, e in questo modo commemora, prolunga la memoria del defunto. Questo è lo scopo dell'epigrafia funeraria, cioè lasciare una traccia e soprattutto prolungare appunto la memoria del defunto. Al punto che, dopo aver letto, il viator si immagina che dica una frase del tipo «Sit tibi terra levis». E il defunto, educato, risponde «Et tibi, anche a te». Anche a te, ovviamente, quando sarai morto, no? Non è che abbiamo un defunto appunto così jettatore, ma è un defunto che partecipa, collabora. E poi anche l'altra espressione, e tu, è probabile che sia la risposta a una frase, a un saluto, come per esempio vale, che letteralmente significa stai bene. E l'altro risponde, e tu, anche tu. Quindi si immagina questa società dei vivi e società dei morti che interagiscono, ma se noi pensiamo in realtà alla concezione stessa della necropoli antica, si comprende benissimo questo tipo di dialogo, di relazione, nel senso che i nostri cimiteri sono luoghi, poi come dicevo per il cimitero di Sant'Anna alla fine vengono inglobati nelle città, però sono luoghi pensati separati dalla città dei vivi. Anche gli antichi volevano le necropoli per ragioni anche igieniche, se volete, oltre che religiose, separate dalla città dei vivi, però separate ma in contatto continuo, quindi la necropoli fuori dalla città, all'esterno delle mura urbiche, però lungo le strade principali dove le persone passano magari anche più volte al giorno, e quindi uno spazio dei morti che è uno spazio anche dei vivi, frequentato quotidianamente dai vivi. E sappiamo che esistevano anche, c'era un esempio anche a Trieste, una briciola, ma comunque sufficiente per dire che esisteva questa tipologia monumentale, esistevano anche le tombe a scola che erano pensate, ne abbiamo bellissime a Pompei, che erano pensate proprio come dei luoghi in cui i viatores potevano sedersi, perché ci sono delle panche, potevano sedersi, potevano riposarsi e potevano leggere appunto con agio le iscrizioni e commemorare, come dicevo prima, i defunti. Ecco, questa invece è una delle due iscrizioni che vi dicevo prima, che anche se avessimo fatto in presenza, difficilmente saremmo riusciti a vederla come la vediamo adesso in questa fotografia. Queste foto sono in buona parte tratte dal database La Lupa di Orton Farr, che probabilmente voi conoscete, che ha delle bellissime fotografie. Arle è un magnifico fotografo appunto di epigrafi. All'orto lapidario le ha fatte tutte di notte, perché di giorno è impossibile fotografare, perché ci sono appunto gli alberi che fanno dei giochi comunque di luce sulle pietre, quindi ha fotografato tutte di notte con la luce radente, ottenendo delle immagini dei pezzi che, ripeto, sono eccezionali. Allora, perché vi faccio vedere questo muretto probabilmente una parte di un muretto relativo appunto alle costruzioni di cui l'iscrizione parla? Perché intanto siamo in un'epoca piuttosto risalente rispetto, per esempio, anche al documento che vi ho mostrato prima, cioè siamo in epoca repubblicana, siamo probabilmente nella prima metà del primo secolo avanti, anche magari nel primo quarto del primo secolo avanti. È un'iscrizione che viene dal Carso Triestino, e questo è il motivo per cui molto spesso viene attribuita a Tergeste. Ma in realtà in quell'epoca, nell'epoca di cui sto parlando e di cui appunto
di cui vi dico appunto, a cui vi dico che appartiene appunto l'iscrizione, Tergese non esisteva. Quello che esisteva invece era un territorio di Aquileia che arrivava appunto fino a Duino Aurisina, queste vengono da Prapotto, che è una piccola località, vi ho indicato ecco nella carta dove siamo, dove si trovava, dicevo, il confine tra il territorio di Aquileia e il resto, perché siamo prima ancora della completa, del completo controllo romano di questo settore nord-orientale. Quindi era il confine del territorio di Aquileia e il luogo in cui si trovava anche la stazza doganale tra Aquileia e, diciamo, il Barbaricum, appunto. Chi abbiamo qui? Allora, qui abbiamo un Abenneus, Catti Marci Servus, notate l'inversione tra prenome e gentilizio appunto del padrone di questo schiavo. Altro elemento indicativo appunto di una cronologia alta, che fa Maceriem, Pinnas e Taustia, de suo, per Minerva. Allora vi direte, ma qui come si capisce che c'è una stazione doganale, che è uno schiavo? Questo lo capiremo dalla seconda iscrizione trovata nel medesimo luogo, che vi farò vedere fra un istante. E quindi sappiamo con, diciamo così, assoluta certezza che si trattava appunto di uno schiavo addetto alla stazio, uno schiavo di un privatus. Del Portorium di Aquileia come di un luogo dove si fanno i soldi, ne parla addirittura Cicerone. Cicerone nella Pro Fonteio parla del Portorium di Aquileia e di quello africano come dei luoghi dove ci si può arricchire. E la discussione delle tasse era operata da privati che si riunivano in società, tesi pubblicani, e riscuotevano appunto per conto dello Stato, ovviamente con una loro percentuale. Che cosa fa questo schiavo? Fa probabilmente dei pinnacoli, le porte e anche un muretto, quindi un recinto, per questo tempio di Minerva che doveva essere in qualche modo collocato vicino appunto alla sede del Portorio. Questa è l'iscrizione, l'altra iscrizione che ci conferma appunto questa lettura e questa collocazione lì del Portorium, perché vedete che c'è un agato portitor sociorum servos, cioè un addetto al Portorium, schiavo in questo caso dei soci, quindi non è uno solo qui, ma è la societas proprio appunto dei pubblicani. L'iscrizione a occhio nudo praticamente non si vede niente. Vedete che anche la fotografia ottima di Arl lascia, diciamo così, dei punti incerti, perché l'iscrizione, ve la leggo poi vi spiego qual è il problema e il motivo per cui vi faccio vedere dopo un'altra cosa, un altro sistema di autopsia, diciamo, di questo elemento architettonico. Vedete che c'è scritto C-I-C, in realtà si vede bene dalla foto, è un nominativo in I, quindi un gentilizio in I, Luci Libertus, quindi abbiamo un liberto con un gentilizio che non sappiamo, prenome appunto perduto, abbiamo poi un agato che si definisce portitor, quindi addetto al portorum sociorum servus, non si può leggere Icius, Lucilibertus, Agato, perché qui si definisce Servus, quindi sono due le persone. Poi nella seconda riga, che comunque è lacunosa, all'inizio come quella soprastante, si legge Columnasque, quindi c'era qualcos'altro prima, e poi si vede bene anche nella foto, si legge Mag e Fi. Fi o Fe, perché ci sono le schede, i disegni di Richel che sembrerebbero appunto lasciare intuire una E qui. Le interpretazioni di questo mag, fi, sono state tante,
Una era Columnasque Magnas, Fictiles, che però sarebbe un apax appunto assoluto, poi con un'abbreviazione appunto curiosa. Un'altra proposta è stata Magistri, e se effettivamente qui c'è una E, magari Fecerunt, pensando che qui poi sia stato tutto dilavato. In ogni caso, de suo, di nuovo, per questo sacello di Minerva. Vi faccio vedere una cosa che forse si coglieva già anche nella foto, ma che qui si coglie assolutamente in maniera più chiara. E cioè, questo è un calco fatto con la carta velina e con la carta carbone, in cui si legge quello che abbiamo visto prima, cioè Agato, però se guardate bene questa riga, vedete che ci sono delle lettere, si vedeva un po' anche qua, però non benissimo. Vedete queste lettere dopo Agato? Io vi ho detto che si legge Portitor, però c'è un po' così un guazzabuglio. Perché? Cos'è successo? Perché in una prima incisione avevano scritto Sociorum Servus. Quindi avevano scritto il nome appunto di questo schiavo senza la sua... senza l'indicazione della sua funzione. Quindi c'è stata una reincisione del testo, questo Sociorum Servus è diventato più o meno alla buona Portitor, e poi hanno ripetuto la formula corretta di attribuzione della proprietà qui alla fine. Il calco, anche il calco cartaceo, vedete che purtroppo dopo questa FI, se è una I, non fa vedere assolutamente niente, quindi il problema dell'integrazione di questa parte del testo resta. Quello che però appunto è interessante, come nel documento che vi facevo vedere prima, qui abbiamo anche un liberto, però abbiamo di nuovo un altro schiavo, sempre detto a Portorium, che con il suo peculium ha fatto appunto... ha realizzato delle opere consistenti, perché qui si parla di colonne addirittura, per questo tempio di Minerva, di cui non abbiamo ovviamente nessun riscontro di tipo archeologico, cioè non abbiamo nessuna idea di dove fosse esattamente collocato. Vado avanti, ancora con un testo sempre repubblicano, questo viene da Duina Aurisina, quindi ancora territorio aquileiese, e questa è un'insegna. Un'insegna con un accusativo dichiarativo relativo alla strada che il viator sta percorrendo, e cioè una strada che si può percorrere, però è un diritto, diciamo così, di percorrenza caduco, nel senso che ha una durata limitata appunto nel tempo, questo significa il precariam, e che quindi a un certo punto può essere revocato e il proprietario può privatizzare, diciamo, cioè, di nuovo appunto questa strada. Vi faccio vedere ancora un'iscrizione particolare qui per il supporto, nel senso che abbiamo un elemento di trapezza, cioè un monumento funerario che era fatto come un tavolo, quindi due elementi di sostegno, uno iscritto, vedete con la testa poi di Medusa, sempre materiale aquileiese, questo viene proprio da Aquileia, non dalla collezione Zandonati, è venuto prima, comunque questo è aquileiese, quindi non Prepotto, Casso Triestino, questo è Aquileia, in cui il defunto è un Titus Cassius Titifilius Firmus, è un centurio della legione ottava ispanica, e soprattutto un quattuorviri redicondo di Aquileia. Il quattuorvirato, ma anche diciamo le caratteristiche del monumento, la paleografia dell'iscrizione, ci collocano l'iscrizione sicuramente al post 90, cioè quando Aquileia, prima colonia di diritto latino con i duoveri redicondo, nel 90 diventa municipium civium romanorum in territorio provinciale, bisogna ricordarsi, con i quattuorviri, due iure dicundo e due edilicia potestate. Chiudo scegliendo tra le oltre 400 iscrizioni che sono conservate tra museo e orto lapidario, quella degli Aquatores Feronienses,
perché è interessante. Da un lato, il fatto che noi di questi Aquatores Feroniensis non sappiamo nulla, sono senza riscontro nel mondo romano. E poi perché quello che ci resta di questo complesso sepolcrale estremamente articolato ci dà comunque, diciamo così, un quadro estremamente interessante di che cosa potevano essere e di quale anche, se volete, così prestigio anche di tipo economico potevano avere i collegia professionali, perché un collegio professionale questo sicuramente è, nell'ambito delle città romane. Sono stati trovati più pezzi di, questo, di quest'area sepolcrale, di cui alcune perdute. È stato trovato il coronamento, che vedete qui, tuttora conservato, con la solita dedica, Dies manibus sacrum feroniensium. Poi c'era un dado di quest'ara che aveva ai lati delle liste, probabilmente i membri del collegio. Poi sono state trovate due statue a grandezza leggermente inferiore al vero, di due aure, sono due figurine femminili che hanno appoggiato in posizione simmetrica appunto un vaso sulla spalla ed erano dotate di ali. Quindi avevano sicuramente una collocazione sia per la grandezza e poi soprattutto per la presenza di queste ali, una collocazione nella parte superiore di un edificio di cui però non c'è rimasta traccia. Possiamo immaginare una tipologia sepolcrale a tempietto, colonnato appunto su alto podio, tipologia che esiste ad Aquileia. E poi è stato recuperato uno dei perlomeno due cippi che delimitavano quest'area. E ve lo faccio vedere perché, oltre alle misure, questi termini sepolcrali usualissimi, no? Che troviamo collocati agli angoli, appunto, dei rettangoli o quadrati, appunto, che accolgono le aree sepolcrali. Dicevo, questo è interessante perché oltre a darci le misure, che qui sono, poi vedremo, abbastanza così superiori al normale, ci dice che esisteva qualcos'altro pertinente a questo spazio degli Aquatores Feroniensis. Quindi locus monumentum feroniensium aquatorum et post monumentum marci livi, anzi scusate, post monumentum marci livi ustrinum quaquo versus peder sedecin. Quindi esisteva l'area sepolcrale con le misure che vedete qui sotto, 40 per 70 piedi. Vi ho messo sotto, se riuscite a vedere, che sono circa 176 metri quadri. Però esisteva anche l'ustrinum privato del collegio, cioè il luogo dove si erigeva la pira per i membri poi sepolti appunto nell'area sepolcrale. Ed era un ustrinum, quindi privato, ma non nell'ambito del sepolcro, ma viene data, diciamo, la collocazione topografica, cioè dietro il monumento di questo Aulo Livio, che ovviamente per noi non dice nulla, anche perché nel patrimonio epigrafico di Aquileia non abbiamo un altro Aulo Livio, appunto, da confrontare, perlomeno per ipotizzare se quest'area sepolcrale che si trovava alla Cavianca era effettivamente appunto adiacente al suo strinum. Però vedete che è un complesso articolato. Cosa sono, lascio per ultimo, i Feroniensium Aquatores o Feroniensis Aquatores? C'entravano ovviamente qualcosa con l'acqua, è stato proposto gli acquaioli, però direi che questa è un'ipotesi da cassare in prima battuta, soprattutto per la ricchezza che emerge dall'intero complesso. È più probabile che fossero
degli addetti all'acquedotto oppure alla regolamentazione in qualche modo di tutto il sistema di, anche di vie fluviali che caratterizzavano Aquileia e il suo territorio. E il fatto che si chiamassero Feroniensis è indicazione semplicemente di quella che era la divinità che proteggeva appunto il collegio. Ecco, ho scelto queste iscrizioni fra le tante, perché il tempo è quello che è, e passerei adesso invece al lapidario Tergestino e come prima vi farei vedere prima questo video di 3 minuti e poi anche lì vi faccio vedere qualche pezzo. Inside the castle of San Giusto, the 16th century bastione Lalio houses the Lapidario Tergestino. This collection includes more than 130 items, mainly inscriptions and sculptures, which illustrate the history of Roman Tergeste. Its monuments from the Capitoline Hill, the sacred buildings, the theater, and the necropolis. The first room houses some of the better known monuments, including the inscriptions, which were affixed near the city gates to celebrate the building of the city walls and towers, whose construction had been commissioned by Octavian in 33 to 32 BC. Additional items comprise an architrave dedicated to Admiral Clodius Quirinalis, the base of an equestrian monument to Bellarius Festus, and 2 pyramid altar tops bearing the symbols of Jupiter, Minerva, and Juno. The second room displays imperial inscriptions honoring the interventions of the emperors Adrian, Antoninus Pius, and Marcus Aurelius in the construction of public buildings in the city. The room also houses material from the ancient Roman Basilica, whose monumental archaeological remains can still be seen today in the square at the foot of the castle. The large upper room houses sepulchral monuments. These are divided according to their place of origin and comprise altars, steles, cippi, urns, and sarcophagi bearing the names of ancient local citizens. The room also includes a sector devoted to places of worship and deities, with dedications to Jupiter, Cybele, Sylvanus, Bona, Dea, Hercules, and Minerva. The exhibition continues with material found during the excavation of the Roman theater. This consists of an exceptional series of statues, which are used to decorate its scene. They include Venus, Bacchus, Apollo, Minerva, Hygieia, and Asclepius. The Lapidario Tergestino's last room is dedicated to the mosaics, which were found in a lavish seaside villa in Barcola, on the outskirts of the city. These mosaics can be dated to between the end of the 1st century BC and the middle of the 1st century AD. They are characterized by the elegant taste of their rich owners and their attempt to imitate the villas of Augustus, Tiberius, and Nero. They are characterized by the elegant taste of their rich owners and the attempt to imitate the villas of Augustus, Tiberius, and Nero. A fragmented marble statue of an athlete stands in the middle of the room. This is a copy from the time of Nero of the original bronze statue created by the eminent Greek sculptor Polykleitos in the 5th century BC and was also found in the villa. This statue itself shows how richly decorated the building must have been. Ecco, avete visto già appunto così l'ambiente, ecco. Sembrerebbe un sotterraneo, in realtà è un bastione che segue il pendio appunto del Colle di San Giusto ed è articolato, come vi dicevo prima, secondo un percorso di tipo topografico. E quindi abbiamo, ecco, per esempio qui i materiali appunto della basilica, qui abbiamo tutte i materiali appunto relativi alle necropoli, oppure appunto i materiali relativi appunto al teatro. Comincio con, non un'iscrizione, ma un bel muro di età augustea, ed è un lembo di quelle mura urbiche di cui vi dicevo prima, che c'è un po' così di discussione, cioè sul loro esatto appunto andamento e su quale parte della città appunto fosse inclusa ed esclusa. Sicuramente il porto era escluso ed è probabile anche, se lo aggiungo così, che esistessero
un'area monumentale in cima al colle dove si trovava il foro, la basilica che poi vi farò vedere, e un'area invece più prettamente commerciale, con un foro di tipo commerciale vicino appunto al porto. Perché vi ho fatto vedere le mura? Perché questa è per Trieste una delle iscrizioni più importanti, perché è datata intanto con buona sicurezza, e cioè si data appunto al 33-32 avanti Cristo, quindi siamo nel secondo triumvirato dopo il rinnovo. Questo lo sappiamo, anche se vedete l'iscrizione appunto è mutila, lo sappiamo dal tipo di titolatura che resta. Abbiamo qui Ottaviano appunto console designato per la terza volta, triumvire pubblice costituente iterum. Che cosa fa qui Ottaviano? Murum turresque fecit. Quindi costruisce le mura e le torri di Tergeste. Non è la fase fondativa della città, perché, anche se c'è molta discussione, ci sono diciamo, posizioni diverse, però ecco, tra gli studiosi insomma, è abbastanza accreditata una fondazione di età cesariana della colonia di Tergeste. Quindi qui siamo una ventina d'anni dopo, perlomeno anche di più, rispetto alla fondazione della città e all'intervento massiccio appunto di Ottaviano impegnato in Istria, in guerre istriche, che fortifica appunto la città. Allora, questa è l'iscrizione antica, un'iscrizione antica che poi vi faccio vedere subito, era probabilmente più copie, ma che ci fossero più copie, e anche con testo leggermente diverso, ma che ci fossero più copie, ce lo dice questa iscrizione del 1470, ecco che qui godiamo del vantaggio del non essere in presenza, perché questa iscrizione è nel nostro lapidario e questa è nel lapidario tergestino, che non sono lontanissimi, però ecco così una vicino all'altra dal vivo non potremmo averle. Invece qui potete apprezzare due cose almeno. Allora, intanto, come abbiamo visto prima, no, le iscrizioni all'antica, qui abbiamo un'iscrizione moderna, stiamo parlando, ripeto, del 1470, che imita un'iscrizione antica, però, cioè imita, copia, per dare però un messaggio attualizzato. In che senso? Nel senso che qui viene copiato il testo di questa iscrizione, anche se in realtà non è proprio questa, poi vi spiego in che cosa voglio dire con questa affermazione, e poi vengono aggiunte due righe separate, però vedete, cioè c'è una consapevolezza che c'è un prima, l'antico, e poi c'è un attuale, un moderno. L'attuale, il moderno, vi faccio vedere la trascrizione, è questo Fridericus Tertium, Romanorum Imperatum, Dux Austria, eccetera, Dominusque Tergesti, Quarta vice, murum, per cui c'è stata un'erosione, che non sappiamo quando è stata fatta, comunque c'era scritto edificare iussit. Quindi abbiamo Federico III, imperatore del Romano Impero, duca d'Austria, signore appunto di Tergeste, che per la quarta volta fa costruire, ordina che fossero costruite appunto le mura della città. Perché per la quarta volta? Perché qui c'è stato un fraintendimento dell'iscrizione antica. Nel senso che nell'iscrizione antica, ve l'ho letta prima, Ottaviano dice che è console designato per la terza volta, quindi abbiamo l'avverbio appunto numerale, e qui poi dice triumvi, repubblici costituende per la seconda volta, iterum. Invece, diciamo, l'estensore o comunque il copiatore, quello che si è ispirato a questo testo antico, ha inteso questo iterum collegato a murum. E quindi iterum sono le mura della seconda volta, quindi Ottaviano ha costruito per la seconda volta. Allora, visto che rispetto a Federico III c'era stata un'ulteriore opera di costruzione di mura urbiche nel corso del 300 da parte del duca Ernesto, Federico III dice di averle costruite per la quarta volta. In realtà, ripeto, questo iterum è relativo alla carica di Ottaviano in quel momento.
Quindi qui abbiamo appunto un utilizzo dell'antico, però attualizzato, declinato al presente, ma questo utilizzo dell'antico, cioè questa iscrizione del 1500-1400, ci documenta anche un altro aspetto di cui altrimenti non avremmo contezza. E cioè, se guardate la disposizione, soprattutto le abbreviazioni, rispetto appunto al testo conservato, vedete che, per esempio, qui c'è scritto design, mentre qui c'è des, desig, anzi, senza la N. Poi si va a capo in maniera diversa, poi c'è questo iterum, appunto, che è scritto, doveva essere scritto in forma estesa. Tutti indizi che ci fanno capire che l'iscrizione copiata, cui poi ci si è ispirati per fare appunto questo documento attuale, attualizzato, non era quella che noi conserviamo. Quindi c'erano più copie di questa iscrizione di Ottaviano relativa alle mura, probabilmente messe su diverse porte, e quella che è stata copiata nel 1470 è andata perduta. Quindi noi la conosciamo soltanto dalla copia che è stata fatta in pietra da parte appunto di Federico III. E che esistessero comunque tante copie che avevano, diciamo, lo stesso messaggio in forma appunto più o meno estesa, ce lo dice un'altra iscrizione trovata, anche questa, cioè trovata in... Non sono venute, ecco, nessuno di questi pezzi è venuto alla luce in situ, tutte sono state trovate in diversi punti della città. Però qui, se provate a leggere, vedete che c'è scritto Caesa Re. Quindi non è un nominativo come qui, quindi non è una copia in piccolo di questa. Ma qui abbiamo un'iscrizione all'ablativo, che è un ablativo assoluto, quindi imperatore, no? Console designato, che ci dà la cronologia dell'opera. Quindi questa è un'iscrizione che data la costruzione appunto delle mura. Quindi esistevano, per questa grande opera edilizia pubblica fatta appunto da Ottaviano, più versioni collocate in posti diversi, queste così monumentali, così, vedete, guardate, apprezzate la paleografia, sicuramente messe sulle porte principali, questa magari appunto su una porta secondaria, sempre della cinta appunto urbica. Iscrizione celebre che vi faccio vedere, non tanto per i suoi contenuti, anche poi vedrete che vi ho trascritto il testo sottolineandolo, ma interessante perché qui avete il dado di un basamento di statue equestre, dovete immaginarlo così, no? Questa è un'altra iscrizione, basamento di statue equestre conservata nel lapidario Tergestino, su cui non mi soffermo, c'è tempo, ma era per farvi capire che noi abbiamo soltanto la parte centrale, quindi manca il basamento e il coronamento. Ma la particolarità di questo basamento, dovete immaginare la statua sopra a cavallo dell'onorato, qui sotto il nome, vedete che è Lucio Fabio, Lucifilio, Pupinia, Severo, Questore Urbano, e poi i delicanti, i decuriones e la plebs di Tergeste. La particolarità, dicevo, di questa base di stato onoraria è che qui sul fianco è stato scolpito su due colonne tutto il decreto onorario, in cui si spiega quali sono le ragioni dell'onorificenza. Ed è un testo lunghissimo, siamo nell'età di Antonino Pio, e si fa riferimento, me l'ho sottolineato, non possiamo leggerlo tutto, ma si fa riferimento alle, vedete, multas et magnificas causas publicas aput optimum principe Antoninum Augustum Pium ad servisse. Quindi questo onorato, questo Lucio Fabio Severo, che ha portato avanti molte appunto magnifiche cause pubbliche davanti all'imperatore, con evidentemente dei risultati positivi per la città. E in particolare, scusate,
In particolare poi si fa riferimento a questa possibilità di integrare due popolazioni che si definiscono attribuite dal divo Augusto alla Repubblica nostra, cioè alla città di Tergeste, i Carni e i Catali. Tralascio tutto il problema di dove fossero collocate queste due popolazioni che palesemente non hanno la cittadinanza romana. Comunque fa in modo che queste popolazioni, o meglio, come specifica, chi l'ha meritato per la vita e per il censo, quindi l'elite di queste popolazioni indigene, attraverso l'edilità, quindi ricoprendo la carica di ediles nella città, possono entrare nella curia e poi, grazie a questo ingresso nella curia, cioè nell'ordo decurionum, possano ottenere appunto la cittadinanza romana. Però, ecco qui va sottolineato, quello che viene elogiato di Lucio Fabio Severo non è che ha concesso la cittadinanza a questi Carni e Catali, ma il fatto che ha arricchito l'erario nostro. Perché l'ha arricchito? L'ha arricchito perché chi svolge il ruolo di edile deve pagare una somma onoraria, cioè una tassa di accesso alla magistratura che va a finire nelle casse dello Stato. E poi gli edili, come sapete, erano comunque dei magistrati che più di altri erano tenuti a sobbarcarsi a spese proprie attività di interesse pubblico, che potevano essere per esempio anche i giochi in alcuni casi. Quindi questa operazione aveva come fine quello, come dice lì, di arricchire l'erario nostro, cioè le casse pubbliche, di riempire la curia, cioè di trovare nuovi decurioni ricchi per diciamo, far funzionare meglio la città. I decurioni, dovete ricordare che anche qui, quando dovevano fare magari, non so, un'ambasceria a Roma, si spostavano sempre a spese proprie. Quindi andavano per la città, ma erano a spese proprie, assolutamente, diciamo così, gratuiti per l'intera comunità. E abbiamo, c'è anche un'interessante iscrizione di Aquileia a questo proposito, abbiamo molti casi in cui si segnala la difficoltà di trovare nuovi magistrati nelle città a partire dal secondo secolo, proprio perché gli oneri della gestione della cosa pubblica erano tali che molti dicevano no, grazie, anche no. E ad Aquileia, come accennato poco fa, abbiamo addirittura un'iscrizione, cioè una statua onoraria posta per un concittadino aquileiese perché ha accettato di candidarsi alla magistratura. Quindi non perché è diventato magistrato, ma perché ha accettato di candidarsi. Questo vi dà l'idea di quale fosse la difficoltà di reperire persone dotate appunto di mezzi che si prendessero carico delle spese che la magistratura e tutti gli oneri della Repubblica comportavano. Faccio vedere ancora un passaggio, e cioè in questo decreto si stabilisce di fargli una statua dorata, una statua equestre, da mettere in celeberrima fori nostri parte poni. Quindi una statua da mettere nel punto più frequentato. E poi di incidere appunto questa nostra consensione, mi dicono, e hoc decretum, nella base. Ed è interessante qui che la notizia di questa onorificenza venga affidata a un decurione che non è altro che il padre dell'onorato, un giovane senatore, onorato, ma il padre è un cavaliere, ce lo dice Egregio Viro. Vedete, patre severi, quindi il padre decurione cavaliere che va a portare al figlio appunto notizia di questo appunto commentarium, di questo decreto, e sappiamo che poi anche copia di questi decreti potevano essere esposti anche negli atri delle case, come per esempio i decreti alla nomina di patroni appunto delle città. Quindi è interessante questo monumento proprio perché ha il suo decreto, ce ne sono altri casi ovviamente nel mondo romano, non tantissimi, però ha il suo decreto appunto scolpito in una delle facce appunto laterali.
Vi faccio vedere ancora un caso, sempre di monumenti onorari. Sono venute alla luce sei basi di statua dalla basilica. Ecco, questa è la basilica appunto di Tergeste. Faccio vedere una ricostruzione. Faccio vedere anche la ricostruzione appunto digitale. Questa è la basilica, questo è il foro. Adesso fate conto che qui, vi faccio vedere, questa è la cattedrale, qui c'è il castello. Quindi, se venite a Trieste, la basilica corrisponde allo spazio con questi resti di colonne. Il foro, che vedete anche piuttosto piccolo rispetto alla basilica, corrisponde allo spazio appunto con gli alberi. Torno su quello che vi dicevo, foro piuttosto piccolo perché probabilmente il foro di carattere commerciale era vicino al porto, quindi a valle, ai piedi del Colle di San Giusto. Ecco, comunque da questa basilica, un edificio grandioso, sono venute alla luce in momenti diversi sei basi, due, tre diciamo, piuttosto, insomma, meglio conservate, e tre di cui si conservano soltanto frammentini, e vi assicuro che questi frammentini non sono pertinenti a questi basamenti di statua pedestre che vedete qui, perché c'è una differenza nelle cornici, ma lo vedete anche qui. Se guardate, osservate le cornici, vedete che non sono pertinenti agli stessi specchi epigrafici. Di chi si trattava? Si trattava in questo caso non di un senatore come Lucio Fabio Severo, ma di un cavaliere. Di un cavaliere che noi conosciamo grazie a questi documenti. L'iscrizione che vedete ricomposta, questa è una ricomposizione digitale, è ricomposta sulla base dei pezzettini che vi ho mostrato prima, ma lo conosciamo anche da alcuni papiri. Da alcuni papiri perché è stato a un certo punto anche prefetto appunto d'Egitto. Quindi è stato prefetto d'Egitto e ha lasciato appunto traccia di questa sua attività amministrativa. Qui vedete la sua carriera, una carriera che è di tipo discendente, quindi si passa dalle cariche appunto più alte. Non c'è la prefettura dell'Egitto qui conservata, quindi è stato qualcosa che ha ottenuto dopo. Quindi tutta una serie di procuratele e per partire poi, per quello che è conservato, con le solite tre milizie, quindi le milizie che davano l'accesso appunto a chi aveva ormai il brevetto, diciamo, da cavaliere per una carriera di tipo amministrativo nello Stato. È un cavaliere che è originario di Tergeste, questo ce lo dice la tribù Pupinia, che è conservata appunto, ecco, vedete per esempio anche qui in uno dei documenti. Quindi, a un certo momento, nella Basilica di Tergeste c'erano perlomeno sei basi di statua per questo stesso personaggio. La cronologia, stiamo parlando della seconda metà del secondo secolo, che è poi la cronologia anche a cui si attribuisce, diciamo, questa fase costruttiva e decorativa soprattutto appunto della basilica. Per cui si è pensato, per esempio, che in qualche modo questo cavaliere sia legato proprio a questo rifacimento monumentale, perché vi ho detto di dimensioni enormi, di questo edificio pubblico. Quindi ha magari finanziato tutta o parte dei lavori e, come diciamo ringraziamento, gli sono state poste delle statue onorarie. Però, e qui sì, la visita in situ, diciamo, avrebbe un suo perché, a un certo punto, siamo nel 313, una delle basi viene riciclata, quindi viene scalpellato via il testo dell'iscrizione e viene fatta appunto una nuova iscrizione, in questo caso per il neo-imperatore Costantino, e viene fatta questa iscrizione onoraria per il nuovo appunto imperatore ad opera dell'intera comunità di Tergeste, cioè Respubblica Tergestinorum, c'è scritto. Quindi
vedete che il rimpiego, il riciclo appunto dei documenti, dei monumenti comincia appunto molto presto e si dimentica anche facilmente, molto presto appunto, magari appunto gli atti di vergetismo appunto che una persona, un concittadino appunto può aver fatto, ma appunto si ricicla e si riutilizzano appunto delle basi, probabilmente la testa, avranno lasciato anche la statua del cavaliere sopra e avranno rilavorato appunto la testa. Nella stessa sala del lapidario Sergestino ci sono per esempio delle teste di Nerone che sono state vespasianizzate, no? Quindi rilavorate come Vespasiano, e sappiamo che questa era una pratica appunto normale. Vi faccio vedere ancora un'iscrizione, poi capirete perché ho messo questo modesta tra virgolette, un'iscrizione anche questa monumentale. Le lettere della prima riga misurano appunto 22 centimetri. Un'iscrizione che noi possiamo ricostruire grazie, faccio vedere prima l'iscrizione, poi grazie a delle copie di dimensioni minori, una quasi appunto, cioè in buona parte appunto conservata, poi l'altra non in buona parte conservata, ma abbiamo conservato il pezzo mancante di quella appunto soprastante, quindi più copie dello stesso testo, di cui una monumentale, che era quella che vi facevo vedere prima. Anche qui un atto sicuramente di vergetismo, perché? Perché sono state trovate, ecco torno indietro, sono state trovate in quella che era l'area del teatro di Tergeste. Vi faccio vedere questa foto degli inizi degli anni 20, in cui vedete che questa parte della città, con le sue case soprattutto medievali e rinascimentali, è stata costruita seguendo proprio l'andamento della cavea. Quindi ci sono le case con i muri, appunto, guardate, che seguono appunto la circolarità della cavea. Grande sbancamento di età fascista, siamo nel 28, si sapeva che lì c'era il teatro, c'era anche un bel toponimo, Rena, che non lasciava dubbi, poi avete visto le case, appunto, erano così, coi muri tondi. Grande sbancamento per mettere in luce la Tergeste romana, secondo appunto così i dettami dell'ideologia dell'epoca. Tra l'altro, in questo modo hanno anche demolito delle dimore storiche di grandi famiglie medievali e anche rinascimentali di Trieste, e i materiali di queste demolizioni sono stati portati in otto lapidario. E poi sono finiti nel giardino del Capitano, di cui vi parlavo prima. Ricordate, vi ho detto, c'è l'orto lapidario romano e poi c'è questo piano inferiore, questo pastino inferiore, che è il giardino del Capitano, dove c'è il lapidario medievale moderno. Ecco, il lapidario medievale moderno è in buona parte costituito proprio da iscrizioni, anche, oltre a statue, rilievi, che vengono proprio dagli sbancamenti di età fascista. Sbancamento che ha messo in luce il teatro, e l'eccezionalità del teatro di Trieste sta nel fatto che, visto che la città si è, diciamo così, annidata, cioè si è costruita proprio sopra le sue case, ha sigillato il monumento antico. Per cui è stata trovata, per esempio, la Scène France, crollata, e sono state trovate anche le iscrizioni in situ. Faccio vedere ancora qual era la sistemazione di età fascista, vedete, con questa grande strada che è stata appunto aperta, qui hanno demolito tutte le case appunto che c'erano, e questa è la situazione attuale, dove diciamo, la vegetazione ha coperto un po' di questi spazi vuoti appunto che sono rimasti. E tra l'altro, questa è la ricostruzione digitale con quello che vi dicevo prima, cioè con questa linea di costa che arrivava a lambire quasi il teatro. E questo era sicuramente voluto, cosa? Cioè, da un lato si sfruttava per la cavea la collina, però si sfruttava la scenografia del mare.
Quindi era previsto che ci fosse questa, nelle pause degli spettacoli, che ci fosse questa possibilità di questa passeggiata appunto lungo la riva, con il mare appunto subito dietro la scena. Come vedete la scena è France, la cui decorazione statuaria è quasi completamente appunto conservata ed esposta appunto al lapidario tergestino, e poi le iscrizioni, le copie che vi dicevo prima. Anche qui, come il collega, faccio appunto una breve osservazione sulla soprintendenza e sul suo ruolo, diciamo così, di protezione dei documenti antichi, e cioè questa iscrizione, che è antica, è esposta tuttora nel teatro all'aperto. Avete visto dov'è il teatro? A ridosso di una strada, sotto la pioggia, sotto l'inquinamento, infatti è nera. Questa iscrizione, che in realtà è questo un calco che, di un altro pezzo, questo pezzo antico, che è anche esposto sempre, cioè esposto, appeso in teatro. Ecco, però questo calco, che è un calco invece che si trova in museo, è al coperto. Quindi abbiamo il calco al coperto, l'iscrizione antica, messa invece appunto al chiuso. Il testo. Il testo abbiamo appunto anche qui un cavaliere, Quintus Petronius Gaefilius Pupinia Tergestino, quindi Modestus, ecco qui il gioco di parole, no? La modestia dell'iscrizione con il modesto del cognome, primo Pilo, per la seconda volta, della legione dodicesima fulminata, della legione adiutrice, e poi una carriera di tipo militare, con una carriera poi anche qui di tipo amministrativo, e quindi è quello che è procurator prima di Nerva e poi procuratore anche di Traiano. Flamen, e poi purtroppo, nonostante questa così abbondanza di messaggio, vi ho detto che c'erano perlomeno tre copie dello stesso testo di formati diversi, questa enorme, purtroppo il cavaliere, ma doveva essere così evidente ai contemporanei, non dice che cosa ha esattamente fatto. Perché dice dedit idemque dedicavit. Ha costruito il teatro? Sembra strano che Tergeste sia rimasta fino alla fine del primo secolo d.C. senza praticamente un edificio da spettacolo. Da elementi decorativi, ma proprio si tratta di bruscoli, sembrerebbe di poter attribuire in realtà, proprio per la tipologia di decorazione, all'età augustea il primo impianto quindi del teatro. Allora che cosa ha fatto il cavaliere? Probabilmente ha abbellito anche qui, o ha ristrutturato un teatro di età augustea. Alla fine del primo sicuramente aveva bisogno di una profonda ristrutturazione. Comunque appunto nell'iscrizione non viene detto. Chiudo con questa, direi che è l'ultima, sì, chiudo, scusate, per controllare chiudo la presentazione con un ultimo documento, monumento iscritto, conservato nel lapidario tergestino, per farvi osservare come non sempre le iscrizioni si affidano soltanto alla parte scritta, ma molto spesso c'è un articolato e complesso, per noi, per gli antichi sicuramente no, un complesso gioco di rimandi e di significati che si giocano tra testo scritto e apparato decorativo, che non è soltanto decorazione, abbellimento, come può essere appunto il vaso che vedete qui nel timpano, oppure appunto questi elementi vegetali, ma diventa anche strumento per passare un determinato messaggio, una determinata informazione. Quella che vedete è una stele con una lista appunto di defunti al dativo, fino ad arrivare alla terz'ultima riga, in cui avete la vera, diciamo così, dedicante del monumento, questa Ostilia Galiberta provincia, che da viva appunto costruisce
l'intero monumento, per una serie appunto di persone che possiamo appunto, questo Gaio Stilio, Gai Filio, Frugioni, ingenuo, probabilmente era appunto il figlio di questa appunto Liberta, a questo punto sposata con un Coliberto, un altro appunto, un altro figlio, un altro, un Liberto, dicevo, Fada Viva, iscrizione sepolcrale banale, con una formularità appunto contenuta, però sotto c'è questo rilievo. C'è questo rilievo che, ecco, vi sfiderei, ma insomma, lasciamo l'interattività, ma vi sfiderei appunto a capire di che cosa si tratta, ma vi aiuto. Si tratta di un bacile, un fornello quindi per accendere un fuoco, sopra c'è un palo e due sostegni con delle stoffe. Con delle stoffe messe ad asciugare, a colare, ed è sicura allusione al mestiere di questi liberti ingenui, e cioè il mestiere di fullo. Quindi facevano i fullones, i tintori, e dovevano a questa loro attività artigianale la ricchezza che comunque si evince dalla stele, che con giusto orgoglio questa Ostilia sottolinea di aver fatto da viva, quindi di non aver privato i suoi eredi di una parte del patrimonio, ma di essersi lei privata di una parte appunto della sua ricchezza, che evidentemente era sovrabbondante se poteva fare questo tipo di operazione, per costruire il monumento. Quindi l'iscrizione non dice niente sul mestiere, sulle attività, ma ce lo dice appunto invece il rilievo, che è un rilievo che quindi veicola un messaggio che il testo tralascia. Ecco, e con questo penso di essere abbondantemente andata fuori ogni tempo, ma come avete visto i testi sono tanti, complessi, numerosi. Grazie comunque. Ci sono domande ovviamente. Ma posso permettermi solo di dire una cosa? Anzi, in realtà dovrei dirne due. Sembra che lei e il professor Bonopane vi siate messi d'accordo, nel senso che lui ha iniziato con Giardino... No, ma le spiego perché. Lui ha iniziato con Giardino Giusti, i Giusti sono diventati ricchi facendo praticamente i fullones. Ah, ecco. E conclude con questa iscrizione, perché il grande giardino in realtà serviva all'inizio per stendere i panni. Quella era la funzione di quel grande giardino, certo, che adesso è diventato. Certo. Poi le volevo chiedere un'altra cosa invece... Sì. Che così, pardon, così mi vede anche in faccia. Per quanto riguarda una trapezza come monumento, mi ha molto colpito perché noi a Verona ne abbiamo parecchie reimpiegate, ma non presentano, come nel caso, l'iscrizione. E a vederla così, sicuramente sbaglio, però mi ha dato quasi l'idea di un reimpiego già in antico. L'utilizzo appunto di questo monumento funerario che magari era collocato, che serviva per qualche altro per un monumento più grande, poi riutilizzato, però ecco, non... Questo può essere, anche perché in realtà della destinazione funeraria, se non ricordo male, neanche il luogo di ritrovamento è indicativo, cioè la finalità funeraria di quella trapeza non è sicura, perché nel testo non c'è nulla, diciamo, c'è il nome, la carriera del personaggio, il suo ruolo appunto di quattuorviero, però non ci sono elementi. Potrebbe essere stato utilizzato anche già in antico. Sì, l'unica cosa è che c'è un elemento abbastanza datante per l'iscrizione che io prima non ho sottolineato, e cioè il quattuorvirato viene indicato con le quattro aste del numerale e poi un'asta traversa a mezzo. Allora, per quanto riguarda l'epigrafia aquileiese, questa indicazione della carica magistratuale e del numerale legato alla carica, con l'asta che taglia il numerale, è una modalità che si usa soprattutto in età augustea.
Quindi Augustea, Tardo Augustea, poi se scivoliamo sul Tiberiano, possibile anche. Però, insomma, piuttosto antica. Quindi non è... L'iscrizione in sé non avrebbe nessun indizio, diciamo, non è un'iscrizione di secondo secolo, ecco, un'iscrizione piuttosto antica. Certo è che non ce ne sono tante di trapeze così, con l'iscrizione messa così. Anche perché il piano sopra, questo ci ponevamo come problema anche quando abbiamo allestito tutta la e abbiamo scelto i monumenti da mostrare in orto lapidario. Se tu metti un piano sopra, devi avere un piano che trasbordi, diciamo, rispetto al sostegno di pochissimo, perché altrimenti l'iscrizione è coperta. Cioè non è scritta a metà della zampa, diciamo, è scritta proprio nella parte alta. Quindi anche lì, anche quello è curioso. Certo è che è un sostegno, è una trapeza, questo è sicuro. E con la zampetta, io vi ho fatto vedere la testina di Medusa, ma c'è la zampetta in fondo, cioè classica, insomma, no? Però, ripeto, c'è qualche dubbio sulla destinazione funeraria e poi soprattutto su come doveva essere alla fine tutto, con un piano sopra soprattutto. Bene, grazie mille. Sì, non ho risposto granché alla sua domanda, ma preso. Queste iscrizioni sono sempre... quando uno comincia a guardarle un po' più da vicino, come dice Werner Eck, un'iscrizione è un problema, no? Perché di solito non c'è mai un riscontro perfetto, puntuale, identico, con cui uno si mette appunto l'anima in pace, ma ogni iscrizione è un caso a sé. Grazie Fulvia. Per questa dettagliata guida.